di tutti. E chiaramente l'estrema debolezza del presidio ci ha fatto fare dei ragionamenti strani a noi, abbiamo trovato il modo per non far entrare gli sbirri dentro la fabbrica. Un nostro compagno di lavoro ha fatto finta di appendersi, sembrava da lontano che si fosse imbiccato al tetto. Chiaramente era una cosa in super sicurezza, in questo modo qua da situazione di ordine pubblico è diventata una situazione di sicurezza per la vita delle persone. Sono arrivati i pompieri, si è sbloccata la trattativa, l'azienda ci ha detto non vi rompiamo più i coglioni, state qui fin quando volete, finché non troviamo un accordo. Il pomeriggio abbiamo fatto l'accordo, abbiamo avuto il secondo anno di cassa integrazione con l'obiettivo di essere ricollocati. Chiaramente Marcegaglia non ci ricolloca, chiaramente noi siamo rimasti inserte, noi avevamo bisogno di un anno di tempo, ci rendiamo conto che noi sette, ma ce ne rendevamo conto da solo, non vale un cazzo. Ogni vertenza da sola è destinata al fallimento nella misura in cui di fronte c'è un'organizzazione che è fatta di industriali, banchieri, poliziotti, carabinieri, politici, giornalisti, preti e chi più ne ha più ne metta, mafiosi, che è mafiosi chiaramente, poi a seconda delle situazioni abbiamo avuto anche delle esperienze di questo tipo. Ognuno di noi da soli non ce la può fare, per cui appunto tutta la cosa, la tarantella, ve l'ho detto prima, la cosa di Marcegaglia ve l'ho fatta in breve, anche perché qui a Milano è abbastanza conosciuta, insomma, lui deve stare a fare tutta la storia della rave e della fama. Però noi abbiamo dimostrato una cosa, concludo così, che nonostante eravamo sette sfigati, al padrone che oggi è il capo degli industriali europei, è il presidente di Business Europe, quindi è il presidente della Confindustria europea, in sette gli abbiamo fatto cambiare idea e gli abbiamo fatto un mazzo tanto, certo, mettendoci a rischio, passando una settimana, come dire, un periodo veramente di merda, litigando anche fra di noi perché non è facile. Poi tra l'altro abbiamo fatto nel periodo più caldo, 41 gradi sotto al tetto, una cosa devastante, ma questo vuol dire che se ti organizzi, se ci metti un pochettino di stomaco, perché i coglioni è sessista, se ci metti l'organizzazione, la voglia e soprattutto ci metti la dignità, ce la puoi fare. Chiaramente ce la puoi fare fino a un certo punto, perché poi, come dire, non è che stiamo parlando di coglioni, stiamo parlando di gente che come passa sui morti come se fossero delle formiche, e bisogna andare oltre. E secondo noi oggi andare oltre appunto è costruire questo terreno unitario, unificatore, come dire, che mette insieme tutto quello che le scelte di merda del capitale stanno facendo in quest'ultimo periodo, ha lasciato in mezzo alla strada, ha lasciato in una condizione di estrema precarietà, e costruisce un percorso di riappropriazione di diritto, di lavoro e di salario. Grazie, scusate se sono stato un po'. Prego. No, io devo... Sì, ci vediamo, Diego. Se aspetti un secondo, anche riallacciandomi proprio al discorso che facevi. La faccio breve e semplice. È uscito questo libro ed è in presentazione, che parla del 2012-2013, che l'IVA è stata su tutte le pagine dei giornali. Poi giustamente Massimiliano ricordava il discorso dell'interessamento della cosa, ma la Marcegaglia è un po' più complicata, fa parte della cordata Renzi, perché la situazione è un po' più, ci sta ArcelorMittal, ci stanno i cinesi, ci sta un po' tutto, perché in questo libro, per farla breve, tutto quello che avete esposto voi è successo in una maniera un po' più diversa, un po' più in grande, nel senso che l'IVA tuttora comunque significano fra indotto e diretti 23.000 lavoratori, operai. Per cui, siccome analizzare e capire questi due anni, che visto che sono stati anche detti da voi, hanno ricordato
quello che ha rappresentato la forza e la combattività della classe operaia, parola purtroppo in disuso, in questo libro ci sta proprio l'analisi di cosa è successo e di che cosa può essere utile rispetto a una situazione che vede quello che ha descritto Massimiliano, cioè facciamo chiudere, siamo combattivi e poi... Perché l'interessamento della Marcia Galla è per chiudere il sito di Taranto, non è altro. Quindi, così come anche questo è, che poi spiega per esempio anche la questione del perché all'Alstom la General Motors, General Electric chiude e va da un'altra parte, eliminano la concorrenza, molto semplicemente da questo punto di vista. Per cui, se foste interessati a una presentazione che sarebbe utile a nostro giudizio a incentivare e capire cosa si deve fare e che cosa si può fare, nel senso si possono raggiungere gli obiettivi, capendo quello che è successo, cioè due anni di IVA significa un'intera città, non c'è stato nessuno che non si sia schierato. Ma non troppo, metterlo fra virgolette, è stato quasi un biennio rosso a Taranto per dirla. E questo è utile, perché è utile per capire... Nonostante i danni alla salute, perché so che ci sono stati tanti operai che si sono ammalati. Infatti tutti si sono schierati, ma non si sono schierati tutti a favore. Però ha un aspetto sulla popolazione fondamentale, no? Quindi... Sì, no, ma voglio dire anche in questo libro. Il cibo è il capitale, si dice, no? Quindi... Il problema è che... Comunque si può pensare di fare un'iniziativa, magari invitando, se ci fosse la possibilità di invitare dei lavoratori la IMPA, si può fare... magari cercando di mettere insieme un pochettino c'è chi o direttamente sono gli autori del libro e cose varie, o chi ha seguito e cose varie, perché si sta facendo un giro, e chi ha scritto questo libro non può essere contemporaneamente, dico, se ci fosse l'interesse, certo, a presentarlo si può sicuramente, ce lo fate sapere, poi alla fine ci scambiamo mail per poter organizzare, perché pensiamo possa essere utile, cioè questo libro è stato scritto proprio per dire descriviamo cosa è successo, parliamo di Taranto, però può interessare tutti quanti. Dopo su questo ne parliamo. Compagni, grazie per l'attenzione, purtroppo quindi a voi vi becchiamo sempre lì. Sì, io adesso passo, dopo mi faccio la notte dalle 4 alle 8. Quindi grazie compagno. Grazie. Ciao. Va bene, allora se ci sono. Allora io vorrei ricordare, prima che eventualmente la gente se ne vada, che stasera. Che stasera faremo appunto una cena, diciamo una cena popolare con cui raccoglieremo fondi per finanziare una cassa di resistenza a disposizione degli operai, quindi in lotta, quindi chiaramente anzitutto a partire dalla Alstom. E anche perché appunto noi nello stato attuale, come giovani comunisti, non abbiamo risorse e energie sufficienti per mobilitare, per riuscire a dare un contributo significativo né in termini economici né in termini politici o mediatici, perché siamo anche noi con le pezze al culo, come diceva molto parnassianamente il compagno Murgio, e quindi cerchiamo di fare quello che riusciamo. Ora, a partire da questo, io intanto se qualcuno non si ferma a cena, lo invito comunque a lasciare quantomeno un obolo, lì c'è una cassettina, se eventualmente vogliamo aprirla, se no
dopo c'è questa roba qua. Se ci sono domande, se no andiamo una, su. Ne ho una io. Sentivo parlare di banchieri, eccetera, eccetera. Io non sono un, come dire, un esperto, in cosa, ma la banca etica l'avete, non so, avvicinata in qualche maniera? Io so che la banca etica è un'istituzione, da un certo punto di vista, molto interessante. Per cosa? Per quale... Allora, io non so, sono abito lontano. Cosa fa lo stabilimento? Cosa costruisce? Cosa fa? Produce? Lui produce pannelli solari per poliuretano espanso e profili in acciaio per l'edilizia civile. Per l'edilizia civile e industriale. Sì, ho capito. No, eventualmente, allora noi abbiamo ragionato su questa cosa qua, no? Però chiaramente noi non stiamo ancora su quel terreno, cioè noi siamo nel terreno della proposta, no? Cioè di costruire a livello milanese un movimento di riappropriazione del lavoro, dei diritti del lavoro e del salario, che può essere anche, no? Può passare anche attraverso la riappropriazione di beni che sono stati. Ora il problema è questo, ci sono due terreni di battaglia su questa cosa qua. Uno dei terreni è la possibilità, poi se sia banca etica, se sia qualche altro, non lo so, è che a livello di amministrazioni locali e regionali si costruiscano quei progetti di project financing che attualmente la nostra carissima assessore al lavoro di Milano, l'assessora, quella che rappresenta le giovani comunisti, bravo, praticamente la Tajani durante l'amministrazione di Pisapia ha sviluppato una quantità enorme di progetti di project financing sociali gestiti, non si può dire stronza, lo tagli se no mi assumo la responsabilità e querela me, ok? Una più una. Per finanziare start-up, no, stiamo parlando del senso del lavoro, per finanziare lo start-up di aziende che valorizzavano chiaro, certo. Per cui è chiaro che un ragionamento di questo tipo significa poi tirare in ballo l'amministrazione in un certo modo, il che vuol dire che poi l'amministrazione eventualmente insieme ai lavoratori potrebbe rivolgere, io conosco questa cosa qua di banca etica, ma è cioè nel senso oggi come in questo momento un ragionamento così approfondito noi ancora non l'abbiamo fatto, nel senso siamo ancora sul terreno della progettazione e quindi anzi soprattutto siamo sul terreno della costruzione di una lista di lotta, no? Un progetto e avvii un percorso, diciamo, di conflittualità e di recupero e di riappropriazione nel territorio e poi eventualmente possiamo anche ragionare di trovare, tra virgolette, per usare dei termini che sono sempre, diciamo così, in voga ultimamente, dei partner, come può essere una cosa di questo tipo. Oggi onestamente io un'idea seria di quell'istituzione là non me la sono fatta. È chiaro che adesso noi apriremo tutto un percorso di studio, di approfondimento, di cose, dove anzi, come dire, uno nel senso, a quest'idea non ci può partecipare, cioè non è necessario che ci partecipi come lavoratore disoccupato, in mobilità o in cassa integrazione o... ma ci può partecipare come, che ne so, esperto lo studente universitario che gli interessa ragionare su come rilanciare dei progetti di rivalorizzazione del tessuto industriale milanese, di rilancio di una produzione etica, alternativa, sul discorso dell'energia, per dire.
che decide. Agli stessi prodotti che esatto, su quel terreno lì si può fare, ma io dico in generale, cioè di idee, da questo punto, dico a questo percorso qui ci si può partecipare non solo come lavoratore, ma anche come sostenitore a partire dalle proprie competenze. Cioè noi necessariamente, se svilupperemo delle idee di questo tipo, di riappropriazione, di che ne so, all'Alstom, decidiamo che tutti quanti quelli là che ne sono rotti il cazzo di stare lì dietro le cose, andiamo all'Alstom, andiamo a lavorare all'Alstom, per dire, quella è un'azienda, perché io ripeto, il ragionamento deve essere quantomeno se stesso, quella è un'azienda che produce energia, no? Cioè se io dovessi fare un ragionamento produttivo su un'azienda come l'Alstom, dovrei dire, in Italia ci abbiamo una cosa che non c'ha nessuno in Europa, perché sono tutti più a nord di noi, a parte la Spagna, che è il sole, e porca miseria, cioè nel senso di progetti di valorizzazione energetica nel nostro paese su un piano etico, ambientale e alternativo rispetto al nucleare francese, no, ce lo possiamo inventare. È chiaro che a quel punto tocca, però stiamo parlando veramente già di un passo in avanti. Adesso la verifica che vogliamo fare noi è se c'è la volontà e la possibilità di costruire un percorso comune che mette insieme, cioè fondamentalmente noi vogliamo una risposta a questa domanda: ma tutti quelli che sono stati messi in mobilità, che hanno finita la mobilità e stanno in mezzo alla strada, che non lavorano, che magari la gente pure che in fabbrica rompeva i coglioni, faceva sciopero, aveva voglia di lottare, ma dove cazzo sta? Dove sono finiti? Qual è il problema? No? Se non c'è nel territorio qualcuno che organizza tutto questo pezzo di società, che poi sono quelli là che non vanno più a votare, sono quelli là che non gliene frega più un cazzo del sindacato, sono quelli là che magari, abbandonano completamente il terreno dell'organizzazione sociale, perché hanno perso completamente fiducia e non c'è nessuno che organizza quel settore che, secondo me, oggi stiamo parlando in Italia da 5 anni a questa parte di 2 milioni e mezzo disoccupati in più, ma dove sono? La maggior parte sono qui in Lombardia, ciao Giovanni, la maggior parte sono qui in Lombardia, no? che è la regione più industrializzata che era, non lo è ancora in Italia, chiaramente, però tutti quanti gli altri pure perdono pezzi, per cui lo è ancora. D'Italia, significa che la maggior parte di questi 2 milioni e mezzo stanno qua, in particolar modo nella la provincia che ha subito più delocalizzazioni, ristrutturazioni e chiusure, è la provincia di Milano, vuol dire che sta gente sta qua, ma dove cazzo sta? Allora, l'idea è, noi che siamo ancora un soggetto attivo, perché noi abbiamo ancora la fabbrica, abbiamo ancora la possibilità di eventualmente essere cioè comunque noi abbiamo un terreno sindacale nostro, però è chiaro che il nostro terreno sindacale è poca cosa, uno rispetto al nostro nemico, due rispetto alla situazione in generale che c'è. Noi ci vogliamo mettere insieme agli altri, chi ci sta? Gli altri chi sono? Quelli che stanno congiati come noi o in prospettiva come noi. Poi, non so, uno dovrebbe essere, bisognerebbe ricostruire un fronte comune di tutti i lavoratori, occupati, disoccupati e inoccupati. È chiaro però che oggi dobbiamo reinventarci dei terreni di conflittualità, di lotta, cioè perché se non si muove un cazzo, ora adesso ho detto per eludere anche tutti quelli che pensano, chiudo, tutti quelli che pensano che domani facciamo una bella lista di sinistra per le amministrative, no, dove ci tiriamo dietro, che bello è, per me va bene, però se a livello sociale non si muove un cazzo, tutte le belle parole che puoi mettere in una bella lista di sinistra alternativa non hanno valore. Perché tu puoi anche andare a fare il consigliere comunale della città di Milano o di Rho o di che cazzo ne so io, con una prospettiva di riappropriazione di diritti, le cose eccetera, ma se non c'è chi pratica la riappropriazione dei diritti, del salario, del lavoro, della sanità, di tutte le robe che ci stanno togliendo,
tu vai soltanto a riscaldare una seggia e a fare quello che serve per dire che la democrazia esiste, perché tanto il coglione che sta lì che dice non sono d'accordo lo facciamo sedere, vedi, chiuso la campagna. Guarda, quello che dici tu è assolutamente, sì, è uno snodo molto importante in tutta la lotta politica che deve essere condotta. Scusa, mi alzo così magari, se ci avete ancora 5 minuti, non so, vorrei rubare tempo, ma... infatti... Sono, 7:15 No, voglio dire, dovrebbe essere, e dovrebbe essere, per molti se lo sono dimenticato, tradizione dei comunisti, e non solo dei comunisti, ma anche dei lavoratori, comunque delle avanguardie, comunque della gente che ha un po' di sale in zucca, che non solo per difendere il proprio posto di lavoro, che è solo una parte della lotta politica, perché la lotta politica deve essere per una democrazia più avanzata e per difendere gli interessi di tutti i lavoratori soprattutto, e per essere contro il dominio del capitale. Perché poi queste cose, questo, come tu dicevi prima, la bassa partecipazione in questo pezzo di merda di città che è diventata una roba bestiale, forse nelle periferie voi le sentirete di meno queste cose, ma se appena vi spostate di 2 chilometri vedete una fauna che fa spavento, del resto si vede in televisione, e questa qui è l'egemonia culturale che hanno conquistato distruggendo la classe operaia, distruggendo i diritti, distruggendo la dignità e la consapevolezza di sé, della gente, di quella che una volta si diceva, forse molti non se lo ricordano, ma una volta si diceva la classe operaia deve dirigere, adesso dirigere tutto non lo so, ma deve dirigere, deve diventare classe dirigente. Ora la classe operaia è stata umiliata, mortificata, sparata, comprata, è stata distrutta, e quindi mi rendo conto che la risposta a queste continue che vengono avanti, io dico da subito, dal 1945 non si sono mai fermati di attaccare e cercare di demolire l'organizzazione dei lavoratori. Quindi io penso che raccogliendo il tuo invito, credo che bisogna assolutamente sforzarsi, perché poi io vorrei sapere anche cosa fa il partito, fondamentalmente la mia domanda era questa, bisognerebbe sforzarsi, il partito dovrebbe sforzarsi di, visto che qua c'è un giovane comunista, penso che ce ne siano tanti altri, non sono solo i giovani che devono muoversi, devono essere anche tutti, insomma, voglio dire, no? E bisognerebbe in questo modo organizzare qualcosa di più importante, più significativo, in Milano far sentire questa lotta qui, e quindi domandavo che cosa vuole, che cosa ha intenzione, che progetto ha, che intenzioni ha il partito di fare, perché sai, il sindacato è una cosa, qui ci saranno sicuramente esponenti sindacali, non lo so, però qui siamo in una sezione di partito, mi interessa sapere che cosa è il partito a livello delegato nel seduto alla Bitro. No, non sono delegato. Non sei più delegato, vuol dire. No, non lo sono mai stato. Ma niente, io mi trovo bene qua, nel senso raccolta in mezzo a voi, perché in fabbrica mi sento oramai un pesce fuor d'acqua, perché il problema non è solo la questione delle scelte politiche del partito, degli sbagli del sindacato, è che purtroppo siamo arrivati al punto che la classe operaia è diventata individualista, cioè ognuno pensa a sé e si fa fatica, ma vi giuro fatica, non solo a pensare a organizzare una cosa proposta da Massimiliano, che è una cosa ideale, no? Ricostruire quello che abbiamo perso tutti questi anni. Ma si fa fatica a spiegare ai lavoratori che non sono i giovani. Io parlo della generazione, io ho 57 anni, ma i quarantenni, i 45enni, proprio non hanno una cultura sindacale, nonostante abbiano avuto la fortuna di avere ancora qualche personaggio all'interno delle fabbriche, no, di una volta, che sono quelli che hanno cresciuto me, per esempio. Per cui sono in questa fascia di mezzo e oramai non gliene frega più niente. Per cui tu puoi dire tutto quello che vuoi, che gli racconti del Jobs Act, gli racconti che hanno i figli disoccupati che lavorano come mio figlio a 600 euro con i turni, che è una cosa vergognosa, sottopagati, senza malattia, senza ferie, senza niente, senza più diritti.
all'interno abbiamo un sindacato che è quello della CIS, che ha portato, che è quello che ha firmato, no, un contratto che è orribile. Poi quando vanno a scontrarsi con i risultati del contratto firmato, ma io se sto a casa tre giorni mi... cioè, capisci? Però tanto non serve. Ecco, oramai c'è dentro nella gente questa cosa. Ma perché non sostieni, non dico gli USB, cobra, la FIOM, no? Perché non sostieni questo sindacato che oramai, diciamo, a livello confederale, quello più grosso che sta a morire, cioè sta facendo fatica. Ma tanto siete in pochi, che serve? Che serve? Vincono tanto sempre quelli là. Cioè, questa cosa qua, Massimiliano, io sinceramente non ce la faccio. Non riesco più a far capire alla gente questa cosa qua. Cioè, siamo disarmati. E quindi ti viene veramente lo scorramento e dici, ma cioè, e poi ti ritrovi sempre in quattro gatti, anche noi siamo di Paderno. Guarda, questa è la sezione di rifondazione di Paderno. Uno, tutti due, tre, Giovanna, quattro e cinque. Cioè io vedo l'ora e dico, ragazzi, venite da noi, vi adottiamo. Cioè, capite? Da noi vince il centrodestra, i giovani sono il carta letterario del centrodestra. Ragazzi di 16 anni li ho visti alle elezioni a fare, ma tanti una massa a sostenere Alfano. Vabbè, gli danno la marchetta. Alfano, no, convinti Massimiliano. Cioè io quando avevo 19-20 anni, non dico era una figlia dei fiori, ma cazzo era una rivoluzionaria, perché lo spirito giovanile è quello di cambiare il mondo, non di seguire Alfano. Capisci? Quindi cioè, la difficoltà grossa non è quella, noi non vogliamo farlo. Ma che poi ti giri indietro, tu vai avanti a fare la battaglia contro i padroni, ti giri e non ci puoi essere. Capisci? Ecco, questa è la grossa difficoltà e io ho paura di non riuscire più a colmare, insomma. Grazie. Altri? I giovani sono stati citati tante volte. Del voi, forse, Beh, sono una domanda te la faccio. No, se non credi che, cioè ad esempio vedendo sia i processi di industrializzazione che proprio il mutamento anche proprio delle mansioni lavorative rispetto all'operaio che noi ci immaginiamo ma che forse non è più così, o almeno nella maggior parte. Non è il caso forse che la nostra analisi debba essere aggiornata e prenda atto anche di queste trasformazioni? Ammazza, la domanda è difficile. L'hai voluta? Altri? Stimola i giovani. No, ma è più pronto. Tu che non sei più giovane, raccontaci. Qui abbiamo un esempio di battaglie degli anni all'inviate, di occupazioni. No, sì. Ma noi siamo sempre lì. Questo però è della SNIA. Questo vi dimostra che noi a quelle tasche ancora, capito, non ci rassegniamo, e questo è il discorso, la rassegnazione che tanti hanno e che noi ancora non ci arriva. Per fortuna. Hai capito? Tu volevi fare una domanda? Sì, dovevo. Cioè, una domanda è un'osservazione più che altro, cioè è una constatazione più. Cioè, io penso che. Mette il vibratore a questi telefonini e infilatevi la vita da qualche parte. Io penso che l'iniziativa che sta intraprendendo il compagno della Marcia Gaglia insieme agli altri dell'altro. Sono tutti qui presenti, ma stanno qua poi, vanno all'anticamera. No, al di là della carica vitale che mi complimento, perché se tutti fossimo così probabilmente l'Italia sarebbe molto diversa, cioè, sotto quell'aspetto bisogna congratularsi con lui. La cosa che penso che a mio avviso Massimiliano stia facendo è quello di probabilmente far uscire dall'oblio quella che in effetti una classe sociale è stata ammorbata da 30-40 anni a questa parte, da che praticamente alcuni partiti anche storici del nostro paese, come il Partito Comunista, cioè sono praticamente scomparsi, e da lì praticamente è incominciato il grande declino, dove praticamente le risposte sociali sono diminuite, i valori nel suo complesso sono proprio andati scemando, e adagio adagio
è un po' la risposta anche alla compagna dietro, l'idealità, il fatto di sentirsi parte di una collettività anziché essere un soggetto individuale, a mio avviso è stato appunto il decadimento di quella, quel soggetto sociale che è riuscito a conservare e mantenere in piedi una serie di presupposti di tutela, no? Che sono andati poi anche a conservazione di un certo tipo di costituzione, cosa che difatti oggigiorno il grande capitale con i signori che siedono nello scranno più alto delle istituzioni stanno bellamente svendendo e mandandola verso un indirizzo di tipo impresa anziché a tutela del mondo del lavoro. Quindi sotto questo aspetto bisogna dare atto a Massimiliano che la possibilità quindi di risvegliare dall'oblio il mondo del lavoro dà la possibilità, costruendo anche dal basso, perché i partiti storici della sinistra, dei comunisti di allora e così via, non è che sono nati da niente, sono nati dai movimenti del mondo del lavoro, e da quel mondo del lavoro poi si sono strutturati in un modo diciamo più capillare e hanno costruito di fatto i partiti. Non è stato un passaggio inverso, è stato così. Io penso che la possibilità di costruire quindi un qualcosa di organizzato, più serio, più organico rispetto a quello che sta cercando di costruire Massimiliano e quanti come lui, dia la possibilità di svegliare le organizzazioni sindacali, cioè, perché si dovranno fare anche la domanda quando vedono che i lavoratori li superano rispetto a certe battaglie e rivendicazioni sindacali e riescono anche a ottenerlo, perché se